Le parlamentari Vanna Iori e Milena Santerini sono intervenute a Brescia per presentare il disegno di legge sulla disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista. Quali sono i punti salienti della legge che state proponendo in Parlamento sulla figura dell'educatore? Beh, il più importante direi è il requisito della obbligatorietà della laurea. Da ora in poi, dopo la legge che ovviamente non ha valore retroattivo, dopo l'entrata in vigore di questa legge, per fare l'educatore ci vorrà la laurea triennale, per fare il pedagogista ci vorrà la laurea magistrale. Altri aspetti, questo è diciamo il più importante, altri aspetti importanti riguardano tutti comunque il riconoscimento e la valorizzazione di questa figura professionale, che è una figura professionale spesso in ombra, spesso poco valorizzata, che invece è decisiva e ce ne accorgiamo tutti solo quando ne abbiamo bisogno, quando entriamo in contatto con i servizi per i bambini, per i disabili, per gli anziani. Allora vediamo quanto sia importante la qualità professionale dell'educatore. Credo che avere due pedagogiste, tutte e due dell'Università Cattolica, una sono io che ha depositato questa legge e l'altra che ne è relatrice, sia un'occasione molto molto importante per affermare anche i principi e i valori che ci derivano dalla comune appartenenza all'Università Cattolica. C'è bisogno di un riconoscimento della figura dell'educatore perché è un profilo molto importante, è diffuso in tutti i servizi alla persona, è un mestiere dell'umano, della relazione, che purtroppo molto spesso non viene adeguatamente valorizzato. Per questo la legge intende dare una qualifica chiara all'educatore, stabilire gli ambiti in cui lavora e diciamo in qualche modo anche contribuire appunto a un riconoscimento più valido. Perché questo? Perché la società ha bisogno degli educatori, ha bisogno di educatori che sappiano lavorare nel campo dell'adolescenza, dei minori, ma anche degli stranieri, dei rifugiati, degli anziani. Quindi una professione, potrei dire, molto adatta alla complessità del mondo contemporaneo. La proposta delle due pedagogiste della Cattolica intende riconoscere la funzione e il ruolo degli educatori e dei pedagogisti in coerenza agli indirizzi europei e internazionali, garantendo così su tutto il territorio nazionale servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai bisogni della popolazione.